in collaborazione con Sale Gioco Jackpot Las Vegas. Scommettiamo che ti diverti. Banca Monte Parma. La carta di Parma. Non pensare di essere il più veloce. Vieni a dimostrarlo. A Parma, in via Mantova 86A. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, Italia! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Oh, come le balinesi nei giorni di festa. Calcio e calcio, puntata numero 15, buonasera, benvenuti. Allora, il Parma torna in campo già domani sera alle 21 al Tardini, scontro importantissimo di Coppa Italia contro il Varese, partita da non sottovalutare. Sulla carta ovviamente sembra un incontro facile, però ci vuole la massima attenzione, anche perché la Coppa Italia è un trofeo da onorare al massimo, è un trofeo importante, può rappresentare anche un canale di accesso, chissà, all'Europa. Quindi invitiamo da subito i tifosi ad essere presenti domani sera al Tardini e a sostenere la squadra nella partita ad eliminazione diretta, lo ricordiamo, quindi dopo, in caso di parità, speriamo di no, dopo i 90 minuti si va a regolamentare, si va ai supplementari e poi eventuali rigori. A proposito di partita, è terminata da pochi minuti a Firenze, Fiorentina-Verona, si trattava in questo caso del posticipo di Serie A, 4-3 per la Fiorentina. Tra poco inizierà anche Lazio-Napoli a chiusura di questo spezzatino della 14ª giornata del campionato di Serie A. Parleremo questa sera naturalmente dell'incontro di domani contro il Varese, turnover sì, no e come soprattutto, ce lo chiederemo, ma faremo un passo anche indietro. La partita di sabato contro il Bologna, in molti l'hanno giudicata una occasione gettata al vento, un Parma che purtroppo non è riuscito a dare continuità alla vittoria di Napoli e non è riuscito a mettere al tappeto un Bologna privo dell'elemento migliore, Diamanti, che ha giocato per larga parte dell'incontro in inferiorità numerica. Poi parleremo ancora delle vicende societarie e soprattutto delle voci relative al futuro di Pietro Leonardi, perché sono cambiati un po' gli scenari. La conferma clamorosa di Adriano Galliani sulla poltrona del Milan probabilmente bloccherà il valzer dei direttori sportivi, dei dirigenti. Allora cambia qualcosa per il futuro di Leonardi, che in molti a livello nazionale davano già seduto sulla poltrona di direttore generale del Milan, e c'è chi aveva ipotizzato addirittura un trasferimento a Milano già nel mese di gennaio. Cercheremo di capirne di più anche con l'aiuto naturalmente dei telespettatori a casa attraverso i loro commenti e i loro umori sondati e monitorati dal nostro Lorenzo Fava. Buonasera Lorenzo, buonasera, ben ritrovato. Michele. Grazie, ben ritrovato a te, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Occhio particolare naturalmente al posticipo, esatto, con tutti gli aggiornamenti e poi anche ai social network, agli sms, alle telefonate. Noi vi ricordiamo come sempre i nostri canali per interagire con la trasmissione Calcio e Calcio, i telefoni sono sempre aperti, potete chiamare, poi potete inviarci gli sms ai numeri che vedete in sovraimpressione, poi c'è la pagina Facebook Teleducato Parma. A proposito di social network, Michele, ti dico che oggi, in giornata odierna, è nata una pagina Facebook in favore di Antonio Cassano, si chiama Antonio Cassano in Nazionale, nata da un ragazzo che abita a Bari, quindi noi speriamo che i tifosi di Parma e del Parma sostengano questa iniziativa virtuale, ma che magari possano anche loro in questi periodi poi inventare qualcosa di nuovo a Bari. Aspetta, a Bari. aspetta Enrico, adesso veniamo. No, non aspetto niente. Cioè, come sempre a Parma arriviamo due.
Cioè abbiamo un fuoriclasse, abbiamo un campione, noi l'abbiamo esaltato prima del suo arrivo, non sappiamo neanche se abita a Parma perché non si vede mai. Antonio Cassani in nazionale, da dove parte l'iniziativa? Da Bari, Enrico, e a Parma. Enrico, ti volevo semplicemente ricordare, si vede che dormivi, sì, che in questo studio già da 2 mesi abbiamo iniziato a promuovere la candidatura di Cassano in nazionale, cercando anche di rimproverare il tecnico Prandelli. Nella sigla della nostra trasmissione Cassano è il protagonista assoluto, quindi non venire a parlare... la seconda persona singolare, sì. Devi rivolgerti a me, hai cominciato a promuovere. Allora, Enrico Boni si è già presentato da solo, quindi evitiamo il secondo passaggio, per fortuna. Vado a presentare gli altri ospiti, ad incominciare dal nostro opinion maker, Gabriele Maio, direttore di StadioTardini.it. Buonasera Gabriele. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Un saluto anche a Matteo Caselli, che ritroviamo, fa parte della squadra degli opinionisti della nostra Teleducato. Buonasera a tutti. Così come del team di Calcio e Calcio, fa parte anche Daniele Longo, firma di calcionews24.com, parmalive.com. Buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Ferratissimo sul mercato, oltre che ovviamente sulle altre questioni di natura tecnica. Andiamo dall'altra parte dello studio. Buonasera al boss, buonasera, del mattino di Parma.it, Tullo Baroni. Buonasera, buonasera Baroni. Buonasera. Un saluto particolare anche al presidente del centro di coordinamento Parma Club, Angelo Manfredini. Angelo, un abbraccio virtuale lo rivolgiamo questa sera ad un vostro rappresentante, Corrado Marvasi. Sì, un grande tifoso, oltre che un grande amico, l'ho sentito oggi nel pomeriggio, mi ha assicurato che insomma sta meglio, per cui lo attendiamo presto allo stadio. Grande tifoso del Parma, ricoverato in ospedale per problemi di salute, gli avevamo già rivolto un grande abbraccio, gli facciamo un ulteriore in bocca al lupo. Tra l'altro Manfredini, poi ti coinvolgeremo perché mi interessa molto la tua opinione, la tua posizione a proposito delle tante voci societarie che si sono diffuse negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la partenza di Leonardi, la delusione anche di Tommaso Ghirardi, per cui mi interessa capire come stanno vivendo i tifosi, i rappresentanti del tifo organizzato questo tipo di situazione, anche insomma il silenzio degli ultimi giorni. Fa piacere vederla, Manfredini, le do del lei perché notoriamente noi non mangiamo assieme, a differenza di Angela e Di Maio. Mi fa piacere vederla perché avremo un tema da dibattere questa sera. Ci sarà un cambio epocale e io ascolterò poi il suo parere, perché il vostro menù come centro coordinamento club ho saputo che cambierà. Non sarà più gnocco fritto, torta fritta che dir si voglia e salame, ma sarà riso alla cantonese e involtini primavera. Come sempre Enrico sei fuori tema, poi evidentemente non so, ti rode che il fatto che qualcuno vada alle occasioni conviviali dei tifosi, che sono occasioni insomma sempre piacevoli, e tu no. Andiamo in pubblicità, ne parliamo tra pochissimo, non di questo, ma dei temi che abbiamo prima enunciato. A dopo. Tante finestre aperte sulle città di Parma e Piacenza, ogni giorno 24 ore su 24. Attualità, politica, economia, cultura e spettacolo, sport e intrattenimento, solo su All News, solo sul digitale terrestre. All News, la finestra aperta sulla tua città.
divertimento si fa vincente. Jackpot Las Vegas. Nuove sale slot e videolotteri. A Ponte Taro di Parma e a Parma in via Emilio Lepido. Scommettiamo che ti diverti? Gioca senza esagerare, il gioco può creare dipendenza. La vista è un bene prezioso e per questo l'Ottica Maria Luigia mette a disposizione tutta la sua professionalità per salvaguardarla. Occhi da proteggere, occhi da schermare, occhi da aiutare. Scopri le tante proposte dell'Ottica Maria Luigia. Potrai scegliere tra lenti certificate, una vasta gamma di lenti a contatto e mille modelli di montature per trasformare i tuoi occhiali in uno splendido accessorio moda. All'Ottica Maria Luigia troverai anche uno studio competente che si prenderà cura della tua vista in modo accurato. Potrai avvalerti inoltre di un laboratorio attrezzato per il montaggio e specializzato in lenti progressive. Perché quando si tratta dei tuoi occhi, non puoi scegliere a caso, ma devi affidarti solo a chi sa garantirti un'assistenza altamente professionale. Da Ottica Maria Luigia trovi tutto questo e molto di più. Ottica Maria Luigia, un aiuto prezioso per un bene prezioso. Ti aspettiamo a Colorno, via San Rocco 2 e a Parma, presso il complesso commerciale Campus. Al colorificio Marchesi, che da quasi 50 anni rappresenta un punto di riferimento nel cuore della città, troverai dalle tempere più tradizionali ai modernissimi decorativi che valorizzano le pareti come gioielli, dalle resine agli impregnanti per proteggere il legno, insieme a tutto l'occorrente per regalare un volto nuovo alla tua casa, toccando con mano la qualità dei prodotti e incontrando tecnici pronti a mettere la loro competenza al servizio delle tue esigenze. Da Marchesi Belle Arti, tutto profuma d'arte. Prodotti per il restauro, per il disegno e l'architettura, ma anche creta, fimo, acquerelli e tante idee per artisti, studenti e per chi coltiva l'hobby della creatività. Marchesi, il colore per passione. Buozzi e C Costruzioni propone nella zona sud-est di Parma, tra via Budellungo e strada Santa Margherita, appartamenti di diverse metrature a partire da 100 metri quadrati, sino a circa 200 metri quadrati commerciali, attici e superattici, con 4 camere da letto, ampi terrazzi e loggiati. Costruiti in una zona con ampia dotazione di verde, sono corredati di pannelli solari, impianto fotovoltaico, riciclo automatico dell'aria, collegamento al teleriscaldamento cittadino, ottimo isolamento acustico e termico, possibilità di garage doppi e di posti auto in proprietà. www.buozzicostruzioni.it. Per il tuo udito, fai una scelta di qualità. Acoustic System. Personale specializzato prova gratuitamente il tuo udito, ascolta le tue esigenze e valuta le possibili soluzioni. Ti guida alla prova gratuita di apparecchi acustici dotati di tecnologie avanzate. Vieni a confrontare le nostre numerose proposte. Acoustic System. Non rinunciare alla gioia di sentire. Finalmente da Acoustic System ho trovato ciò che cercavo: professionalità, competenza e cortesia. Ci sono cose che non cambiano mai, come il Natale. Tanti auguri da Parmigiano Reggiano. Dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina, esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg. Lo staff della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effettua ristrutturazioni complete con servizi di idraulica e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato. La ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano, via Langhirano 349A, nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento. Eccoci qua, pronti in diretta a partire con il nostro dibattito. Parleremo, lo abbiamo annunciato, della partita di domani di Coppa Italia al Tardini alle 21 contro il Varese. A proposito, rinnoviamo l'appello ai tifosi, insomma, cercare di sostenere dal vivo la squadra. Parleremo, torneremo ancora a parlare delle voci relative al futuro di Leonardi, alla società, però mi preme iniziare facendo un passo indietro, tornando alla partita di sabato contro il Bologna. Peccato perché, come abbiamo titolato in alto, prendendo spunto da tanti commenti giunti anche alla nostra redazione da parte di numerosi tifosi, è stata un'occasione gettata al vento. Io mi sento di sottoscrivere questo pensiero, perché purtroppo il Parma non è riuscito a dare continuità al grande exploit di Napoli, ed è accaduto spesso anche nelle scorse stagioni il fatto che la squadra non sia riuscita a fare quel salto di qualità che in molti magari auspicavano e invocavano. Gabriele Maio, sei d'accordo nel sostenere che
Tu lo avevi già detto, ad esempio, a proposito della partita contro la Juventus, occasione gettata via perché quella Juve doveva essere messa al tappeto, una Juve un pochino deconcentrata, ti era apparsa al Tardini. Io non ero d'accordo perché secondo me invece era già la Juventus feroce vista in queste ultime giornate. Credo però che quella di sabato sia una grande occasione sprecata, ci sia molto molto rammarico, perché era un Bologna senza diamanti, che si è trovato a giocare in inferiorità numerica per gran parte della ripresa. Insomma, si vorrebbe un Parma in grado magari di scalare posizioni di classifica e invece questo volo non arriva. Sì, anche perché poi non bisogna limitarlo soltanto al discorso del risultato, che è sicuramente quello più interessante, visto che gli addetti ai lavori ci parlano sempre anche di prestazione. Io mi chiedo come si possa essere soddisfatti di una prestazione come quella con il Bologna. Mi spiego. Si è giocato per buona parte della partita ad una metà campo, quella del Bologna. Sì, del Bologna. Ma bisogna vedere anche come la giochi in questa metà campo. Cioè, a me di questo tiki-tac famoso possesso palla alla moderna, cioè, onestamente non me ne frega niente. Insomma, voglio dire, io preferisco una squadra che vada con il coltello tra i denti in campo, no? Insomma, veramente faccia sentire una certa costanza, una però certa... l'impegno ce l'ha messo. Ma che impegno, cioè, Michele, hanno giocato un quarto d'ora con il coltello tra i denti, non di più, cioè, c'è stato un quarto d'ora 20 minuti a cavallo del gol di Cassano. Apro parentesi, non ci fosse stato Cassano quella partita la perdevamo, chiusa parentesi, e apro un'altra parentesi di nuovo, nella Bologna mancava Diamanti che più o meno con le debite proporzioni. Un pochino di meno. Va bene, però vale Cassano nel Parma, chiusa parentesi. Cioè, io dico, non puoi giocare un quarto d'ora veramente con intensità e con ardore. Cioè, per il resto, voglio dire, cioè, veramente impalpabile. Cioè, una partita deludente, ma soprattutto poi dalla superiorità numerica in poi. E io qui, insomma, chiamo in causa soprattutto l'allenatore. Cioè, Ti capita, no? Il colpo di fortuna, perché è un colpo di fortuna, di avere la superiorità numerica. Allora, questo colpo di fortuna lo devi sfruttare, anziché dopo prendertela con la fortuna che non ci sarebbe stata a fine partita. La superiorità numerica va sfruttata. Io ho sottolineato nel mio editoriale su stadiotardini.it una involuzione di Donadoni che dall'anno scorso a quest'anno nella lettura della partita è peggiorata, e i casi sono due. A Torino l'anno scorso si era inventato Sansone, che fino a quel momento nessuno conosceva, ed era nel parco giocatori che aveva alle sue spalle la scelta migliore che potesse fare, nonostante in quel momento Sansone fosse un signor nessuno. Si riferisce alla partita contro il Torino. La partita contro il Torino a Torino. Fine ottobre. C'era stato l'espulsione dell'altro Sansone. A quel punto lì Donadoni ha cambiato modulo e ha inventato un giocatore che fino a quel punto era il re delle riserve, appunto Nicola Sansone. Lì ha avuto un lampo di genio, lì ha avuto una trovata felice, geniale. Nella partita con il Bologna io mi aspettavo, con la superiorità numerica, che avesse la voglia in prima persona di trasmettere, di incidere sulla partita operando un cambio, e in questo cambio penso che insomma tutti quanti siamo abbastanza d'accordo, dove essere l'inserimento di Amauri. Caselli, Donadoni a Napoli è stato magnificato. Quello che magari però gli viene rimproverato spesso è il fatto di non incidere, come dice adesso Gabriele, a partita in corso sui cambi. In tanti effettivamente invocavano Amauri per giocare magari con le palle lunghe, per cercare di trovare qualche situazione favorevole, qualche spizzata, fare un po' la guerra in area, come si suol dire. Che ne pensi? Intanto, è vero, quando gioca Amauri lo si vuole in panchina, quando è in panchina c'è chi lo vuole in campo. Il nostro allenatore non è una scoperta di questa partita. Il nostro allenatore, quando deve cambiare una partita, durante la partita, cioè quando deve dare quel cambio che sconvolge le carte in tavola, noi ce le ricordiamo, quello di Sansone, perché effettivamente è stato uno da quando è qua, e quindi è facile anche ricordarselo. Ma forse l'anno scorso qualcosa ogni tanto lo tirava fuori, quest'anno che... È che quella è una qualità che non tutti hanno, e tutti gli allenatori hanno la capacità di saper leggere una partita e di scaravoltarla. Io non è neanche una cosa che esigo dal mio allenatore. Secondo me, come a Napoli ha impostato una squadra in modo tale che per quella partita ha messo in buca Benitez,
In questa partita non ha avuto il lampo di genio, ma non mi sento di imputare tanto a lui questo aspetto. Io penso che il vero dato di questa partita è che tutte le volte che questa squadra deve fare quel passo in avanti, quando ha il momento in cui può svoltare campionato e fare un campionato di un altro tipo, questa squadra non ce la fa. Quindi è un problema psicologico. È un problema, e se c'è qualcosa che va imputato, secondo me, all'allenatore, è il fatto che questo allenatore deve riuscire a dare a questa squadra la capacità di fare un passo in avanti. Se guardiamo la classifica adesso, quei due punti in più erano due punti che davvero anche fisicamente ti rappresentavano la possibilità di fare un campionato completamente diverso. E secondo me questo, poi sulla cosa di Amaury, poi io cedo volentieri la parola, io penso che la vera cosa che tutti allo stadio avessero visto è che era da cambiare Bibiani, che quella partita lì, poi sul fatto che tutti volessero mettere prima in campo Amaury, questo è discutibile, nel senso che ad oggi, secondo me, Amaury, il fatto che giochi domani sera titolare con ogni probabilità depone sul fatto che questo allenatore ha collocato Amaury nella gerarchia del nostro attacco in un posto. E secondo me oggi collocarlo come il quarto attaccante dopo i tre che giocano e Palladino, il quinto, dimostra il fatto di leggere uno stato di forma di Amaury oggi che è lontanissimo da quello che dovrebbe essere. Se non l'ha messo su c'è un motivo. Io non so se sia solo la forma e poi... Tullo Baroni, intanto ti chiedo subito cosa ne pensi. Esiste un caso Amaury secondo te? Punto interrogativo. Secondo me si è persistito, adesso noi lo tiriamo fuori stasera, ma credo che fin dalle partite precampionato molto probabilmente il Casamaura. No, io volevo dire solamente una cosa, volevo rispondere anche al mio amico Maio. Il tic-toc, tic-tac, come dici tu, finché la palla ce l'ho io, non ce l'hai tu. Sì, sì, sarà anche così. No, però non si scappa. No, primo, fai 0-0, primo. Fai 0-0, fai 1-1. No, puoi fare anche 2-2, puoi fare anche 3-1, puoi fare... Finché ce l'ho io la palla, non ce l'ha un altro. Seconda cosa, ma il Parma credo che abbia giocato contro un'altra squadra. Avete visto come è stato messo in campo il Bologna? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Esaltiamo tutti gli avversari, esaltiamo anche... Io non lo so, ma perché gli manca un giocatore? Tu pensi che gli altri... È stato messo... È stato messo bene in campo, caro mio. Ma li hai sentiti i colleghi bolognesi? Scusate un secondo perché abbiamo una telefonata. Solo un attimo, scusami Tullo, io ho visto la partita indipendentemente dal Bologna, che non mi pare che fosse il Real Madrid, indipendentemente da quello, io ho visto il Parma giocare per un quarto d'ora a cavallo del gol di Cassano, punto, perché per il resto è stato titic e titoc, senza il coltello tra i denti, sempre con il ventre molle, ed è una costante che c'è dall'inizio della stagione, questa è la prima cosa. Lo teneva lui, teneva il Parma. Il Parma ha attaccato, si può dire, a tre quarti d'ora. Ma cosa c'entra ci sono anche gli altri che chiudono gli spazi contro il Bologna dovevamo vincere. Sentiamo un telespettatore al telefono. Abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Enzo, telefono da Montecchio Emilia. Benvenuto Enzo, prego. Io volevo fare un'osservazione. Io penso che criticate un po' troppo la vostra squadra. Io penso che la prossima domenica casomai andranno a vincere fuori. Le partite, avete visto anche l'Inter, ha fatto pareggiati in casa che avrebbe dovuto fare sfracelli. Io penso che questo allenatore ha già valorizzato Parolo, ha valorizzato Sansone, alla fine di questo campionato se non avrete di più, Sansone, la interrompo un attimo, mi scusi solo per la precisione, Sansone è stato 12 partite in panchina, Va bene, però la valorizzazione... è un giocatore che vedrà che non va a giocare in Serie C, andrà a giocare, è un giocatore che senz'altro emergerà, se non a Parma, anche in un'altra squadra, però è un gran bel giocatore. Appunto per questo che andrebbe fatto giocare. Cioè, io penso che l'allenatore, piano piano, io penso che non è una delusione questo allenatore, ecco. E dopo... quello
anche il Bologna non è che ha fatto vedere, cioè è una spanna al di sotto del Parma, ecco. Io credo che delle soddisfazioni a Parma ne arriveranno parecchie. Enzo, la ringrazio, solo per dire, lei ha detto ha criticato un po' troppo questa squadra. Quando c'è da elogiare noi la elogiamo, quando si tratta di esprimere dei dubbi, delle perplessità sulla prestazione di alcuni giocatori, sulle scelte dell'allenatore, le esprimiamo nella più totale serenità. Mi è capitato di intravedere il Verona, è vero che ha perso, però è una squadra che ha una grande identità di gioco, cosa che ad esempio purtroppo nel Parma non si riesce ancora a vedere. Enrico Boni, Daniele Longo, poi andiamo da Manfredini. Il bicchiere mezzo pieno di questa squadra, il cuore, l'anima pulsante, è Antonio Cassano. Penso anch'io che se non ci fosse Cassano saremmo in seri guai. Il bicchiere mezzo vuoto, e questo testimonia anche la confusione del tecnico che non riesce a trovargli una posizione adeguata, è rappresentato da Biabiani. Per me l'emblema della pessima, perché è stata una pessima partita del Parma contro il Bologna, è Biabiani, che non si capiva come era utilizzato e che comunque, per non allungare troppo il discorso, Biabiani, se lo vuole la Juve, ci sarà un perché. Evidentemente vede nel giocatore, perché ormai mi sto stufando di questo continuo parlare di Biabiani alla Juve, vede un qualcosa nel giocatore che noi qui a Parma, tranne una partita ogni 10-12, non riusciamo a vedere. Daniele Longo. Allora, partiamo dal presupposto che sono d'accordo con il signor Baroni sul fatto che il Bologna comunque è venuto a giocare al Tardini, con grande rispetto per il Parma, perché ha giocato con 10 persone, 10 titolari nel centrocampo. Quindi mettiamo l'attenuante del caso che comunque non è facile giocare contro una squadra che non ti permette di giocare. Però da lì andare a dire che comunque si poteva fare di più, penso che sia lecito, perché la squadra gioca a intermittenza. Ha quello, delle grandissime... Guardate, quello che ha detto Caselli, secondo me, è verissimo e spiega il nocciolo della questione. Cioè il problema è che qua, quando si prova a fare il salto di qualità, non ci si riesce. Ma secondo me manca cattiveria in alcuni elementi, soprattutto gli elementi offensivi. Lo stesso come diceva benissimo Boni, manca l'apporto di un giocatore come Biabiani, che negli ultimi 6-7 mesi ha fornito prestazioni al di sotto delle sue aspettative, e forse a questo punto della stagione andrebbe anche fatto riposare e fatto riflettere in panchina, perché un giocatore così, con le sue qualità, vederlo giocare così è un grandissimo peccato. Ma questo allenatore vuole prendersi una volta per tutte qualche responsabilità? Ma voglio dire, ma io faccio un nome solo, ma ne potrei fare, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista. Adesso recuperiamo Rosi, vedremo l'uso o il non uso che ne sarà fatto. Ma abbiamo Mesbah. Ma ogni tanto prova a vedere se esprimi qualcosa. Vedremo di nuovo. Domani sera. Ma prova, Enrico, a fare qualche scusa novità. Un attimo, Tullo Baroni mi diceva che salto di qualità deve fare il Parma. Ti rispondo subito. Tullo. Parma deve scegliere se fare un campionato mediocre di metà classifica oppure tentare... Ti do subito la parola. Mediocre e metà classifica secondo te sono uguali? Secondo me no. Secondo me quando tu hai in squadra uno dei migliori calciatori italiani, Antonio Cassano, hai Paletta, hai Gargano, trattieni Biabiani, hai Sansone che è comunque un giovane di belle speranze, non ti puoi accontentare di fare un campionato di media classifica, secondo me. Se no fai una squadra di giovani, tieni Cipsa anziché prendere Gargano. Allora, con questi qua dobbiamo tieni Belfodile e non prendi Cassano. Secondo me, credo che siano state fatte, gettate le basi per fare un campionato di un certo livello. Secondo me sono giocatori ed è una squadra questa da metà classifica. Allora, non scusami, per te in estate, guardate, invece che valorizzare Benawar, sei andato a prendere Cassani, che è un giocatore d'esperienza che ti dà una... Ve l'abbiamo già spiegato come è arrivato Cassano qua. Ho fatto l'esempio di Cassani in difesa. Tanto per dire che si è puntato sulla garanzia e sull'esperienza di certi giocatori. Ho capito. Ecco perché quando ma dico... Ma per non retrocedere... Se tu prendi Cassano non mi puoi parlare di retrocessione. Abbiamo in squadra uno dei migliori giocatori del campionato italiano. E tu prendi Cassano per vincere il campionato. Tullo, Stammi a guardare che magari quando dirigo il traffico così eviti di continuare a parlare.
lo dico anche a Manfredini, cioè, quando tu hai in squadra uno dei migliori calciatori del campionato italiano, come è nella top 5 insieme a Pirlo, a Totti, a Di Natale, adesso chi altri, io credo che tu non ti possa accontentare di fare un campionato da metà classifica, allora, quantomeno provare a fare meglio. E allora no, cosa Manfredini? Può dire l'Udinese, che c'hanno Di Natale, c'hanno... L'Udinese, come, l'Udinese allora, viene da stagioni in cui infatti è andata in Champions League e in Europa League. Ogni anno è diverso, poi bisogna... Insomma, a un certo punto, ragazzi, mettiamoci d'accordo. Cassano è bravissimo, perché ci mancherebbe altro, lo vedo anch'io, molto, ma molto, molto bravo. Ed è l'unico. Ed è l'unico. Parola è stato convocato in nazionale 15 giorni fa, non mi sembra. No, ma io il dico, signor Parola è stato convocato 15 giorni fa in nazionale. Ma adesso non mi sembra uno scartino, no? No, no, ma per carità, togli pure anche Parola. E poi. Paletta è considerato uno dei migliori difensori del campionato italiano. Aspettiamo Paletta, aspettiamo, perché non abbiamo ancora visto bene Paletta. Scusate, allora Manfredini, che ne pensi? Ma guarda, innanzitutto premetto una cosa che mi rifaccio dall'inizio della trasmissione, non ho fiato per sprecare inutilmente a rispondere al signor Boni. Il fiato lo tengo per cantare Forza Parma domenica sera, perché purtroppo domani nella posizione in cui mi trovo non posso cantare. Per quanto riguarda la partita... Perché ovviamente Manfredini Parma, è a bordo Bologna, campo per il servizio. Parma-Bologna, sono d'accordo con chi diceva che comunque il Bologna era messo bene in campo. Pioli ha messo bene in campo il Bologna e ha messo in difficoltà, non ha fatto giocare il Parma, come la vedo io. Allora siamo già in due, forse anche in tre. Se Pioli ha messo bene la squadra, in campo, non ti ho interrotto quando parlavi. Scusa. Quando una squadra non ti fa giocare, perché poi dopo diventa più facile. Sono sicuro che a Milano con l'Inter tu giocherai meglio, poi magari potrai anche perdere. Ma giocherai meglio a Milano con l'Inter, come abbiamo giocato bene a Napoli, come abbiamo giocato bene con la Roma, con la Juventus, con il Milan, che giocare contro Bologna, Sassuolo, Livorno. Quella è un'altra cosa, però, nel senso, noi siamo stati capaci di leggere una partita quando potevamo difenderci e giocare in contropiede come abbiamo fatto a Napoli. A Napoli si può dire che quando questa squadra deve prendere in mano lui la partita, fatica di più. Abbiamo faticato, anche perché adesso io mio mestiere non è fare il commentatore di calcio, anche l'equilibrio però, della squadra. Non possiamo pensare che sia normale andare a vincere a Napoli e poi dire che il Bologna è diventato, perché il Napoli finirà sicuramente. Io sono d'accordo con Caselli. Il Bologna, possiamo, no, Caselli, ma serenamente, il Bologna è il Bologna. Però è stato messo talmente bene, come diceva lui, Enrico, scusate un attimo, evitiamo di parlare quattro alla volta, prendiamo un attimo 10 secondi a finire. Io quando si diceva dell'obiettivo, lo dico da 3 anni che dobbiamo stare nei primi danni, come si dice qua, no? Però cambiare obiettivi e adattare gli obiettivi a una stagione diversa voleva dire che noi da un po' di anni arriviamo fra l'ultimo posto della colonia di destra e il primo di là. Io sono sempre contento se si sta lì, però quest'anno, avendo fatto una campagna acquisti dove hai preso uno che non è da Parma, hai preso un altro che c'ha 30 anni come Gargano, che giocava in altre squadre, hai fatto un'altra campagna acquisti, ma mica perché Gargano l'ho detto va io, in mondiali, perché la nostra società ci ha detto cerchiamo di fare un campionato diverso. Fare un campionato diverso non vuol mica andare in Champions League, vuol dire andare un po' più su della parte sinistra dell'ultimo posto. Secondo me noi non ce la faremo perdendo partite o non vincendo partite come questo. Sono il 3 lì. No, ma io non però la nostra dimensione rimarrà quella. Enrico, poi andiamo qualche sms. Io non condivido questa ipocrisia di dire, perché è da ipocriti dire Pioli ha messo bene il Bologna in campo. Dite piuttosto che Donadoni ha messo male il Parma in campo, perché se Pioli ha messo bene il Bologna in campo vuol dire che Pioli ha azzeccato tutto e Donadoni ha azzeccato niente. Perché Carlo Tullo, tu puoi esaltare tutto, ma venirmi a dire che il Bologna è una grande squadra che finirà, hai detto è un'ottima squadra, hai detto quello che Io ho detto il Bologna finirà 20 punti dietro il Parma, quindi per una volta calendario devo essere d'accordo con Maio, il Parma ha giocato 15 minuti, stop, poi sembrava che stesse in campo per
Così, per grazia ricevuta. Questa non è la mentalità che deve avere una squadra come il Parma, che lotti per salvarsi, che lotti per il centro classifica, che lotti per lo scudetto, per l'UEFA. Con questa mentalità non si va lontano. Io non capisco e la testimonianza, la prova provata è che due partite in fila, due giuste, non riusciamo a farle. Non credo che abbiamo colpa io o Maio o Angella. Secondo me il timoniere, lo schettino della situazione, ogni tanto si sta avvicinando troppo, lo schettino della situazione si avvicina troppo, Enrico, alla riva. Enrico, solo una cosa però teniamo presente, che Donadoni 7 giorni prima era stato magnificato a Napoli, è solamente, solamente questo. Voce ai tifosi. Vinto. Michele Lorenzo scrive: questo allenatore è il massimo, non legge le partite, metta Mauro al minuto 85 e mi rivedo in campo un paladino impresentabile, via Donadoni. E poi ci arriva un altro sms, dice Luca: sabato si doveva fare il salto di qualità, è scandaloso che non si possa arrivare al sesto posto, che vorrebbe dire Europa League, visto che in quella posizione ci va il Verona con merito, aggiunge Luca, che peraltro è qualche settimana che lo scrive. Stefano Caggiati sul gruppo di Enrico Boni contro tutti dice: Donadoni ieri ha raggiunto l'ennesimo apice della sua incapacità di gestire le partite. Allora, se mi vedete un pochino agitarmi, magari quando parla Lorenzo, è perché sto cercando di tenere a bada i nostri ospiti qua in studio, che sono un po' indisciplinati. Angelo Manfredini, ti faccio questa domanda. È possibile magari che la squadra possa risentire? Ovviamente stiamo parlando di professionisti assoluti, che poi interloquiscono e parlano tutti i giorni con i dirigenti, però che possa un pochino risentire delle voci che si leggono costantemente sui giornali, quelli nazionali, dei messaggi che arrivano magari dai media, dalle indiscrezioni, e che vedono Leonardi partente a fine stagione, a ciclo terminato a Parma. La Gazzetta dello Sport per giorni lo ha accasato al Milan, facendo anche il nome peraltro di altri dirigenti, altri illustri commentatori hanno detto: Leonardi sicuramente andrà via. Scusa, chi è che lo ha accasato? Enrico, no, velocissimo, chi è che lo ha accasato, hai detto? Enrico, la Gazzetta dello Sport. Se no a casa non capisco. No, la Gazzetta dello Sport l'ha accasato. Beh, forse l'ha accasato qualcuno che lavora bene, la Gazzetta dello Sport. Va bene, No, guarda, purtroppo, io... ti dico anche, ti metto un altro, perché purtroppo non si riesce mai a completare il discorso, ti metto anche un altro elemento. Temi magari che i calciatori possano, ascoltando le parole dello stesso presidente Ghirardi, che aveva così gettato un pochino di incertezza sul futuro, possano aver subito un pochino questa situazione? No, dico no secco, perché non può, perché un calciatore che scende in campo o durante la settimana, cioè, secondo me, poi non vivo nello spogliatoio di Collecchio e tantomeno del Tardini. Secondo me un calciatore deve mettere sempre il massimo impegno, perché comunque questo calciatore è pagato, che ci sia Ghirardi, che ci sia Pinco Pallino, che ci sia Leonardi, che ci sia Preti, adesso i primi nomi che mi vengono in mente. Lui deve scendere in campo e fare il suo dovere e dare il massimo di quello che può dare, sempre il massimo dell'impegno. Per cui io sono convinto che le voci che sono uscite negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, assolutamente non diano disturbo sulle prestazioni alla domenica dei calciatori. Perché loro diciamo che il Milan ieri ha vinto. Dove perché va? Galliani è stato riconfermato? No, tu, non credo. Ti chiedo anche questo, Angelo Manfredini, così poi apriamo il dibattito anche su questo aspetto. Tu, come rappresentante, come esponente del tifo organizzato, come giudichi lo sfogo che c'è stato da parte di Ghirardi una decina di giorni fa, a margine della presentazione del libro del centenario, la libreria Feltrinelli, quando aveva detto: ma godiamoci quest'anno, poi per il futuro si vedrà? E come giudichi anche queste voci, dal tuo punto di vista, di un Leonardi a fine esperienza a Parma? Io la scorsa settimana, mercoledì, avevo invocato un chiarimento da parte di Ghirardi per dire: presidente, ma di cosa si lamenta? Presidente, cosa vuol dire quando dice nel futuro si vedrà? La tua posizione? Io, come ho sentito queste dichiarazioni, dico la verità, è stato come un terremoto sulla tifoseria. Infatti in tanti mi hanno chiamato, anche se chiamando me non è che si risolve il problema, perché non le sapevo rispondere di queste dichiarazioni. Però
sono convinto anche che magari nel tempo, periodicamente, il presidente possa avere anche dei momenti, come dire, di sconforto. Momenti di sconforto, e spiego il perché. Perché da quando è arrivato a Parma, ben difficilmente ho sentito a sostenerlo il presidente, a sostenere il lavoro che ha fatto il presidente. Sì, sì, ma è inutile che mi guardi così. Tu in particolar modo. Guarda, io, tanto perché, io, perché sei qua presente, sì, perché no, a me piace parlare dei presenti. Ognuno ha le sue intenzioni. Io so che faccio il mio lavoro con estrema pulizia e onestà. È una specchiata. Io leggo quasi tutti i giorni, so che dopodiché, tu non... Dopodiché, se c'è da esaltare Ghirardi, io l'ho sempre esaltato. Quando l'hai esaltato? Non mi ricordo. L'ultimo articolo quando è stato? Non me lo ricordo. Quando è necessario esaltarlo, lo esalto. Se fa delle cose che non mi convincono, io con grande onestà e pulizia... Non ha mai fatto niente, allora. Lo scrio. Probabilmente non aveva fatto niente, ma non credo che Ghirardi abbia bisogno di te come avvocato difensore. No, ma guarda che io non lo sto difendendo. Io parlo per me personalmente, neanche il nome della tifoseria. Io parlo a nome personale mio, Angelo Manfredini. Però scusami, per me Ghirardi a Parma ha fatto tanto. Io sarò sempre riconoscente, dirò sempre grazie Presidente. Però non dire, perché se non oggi dire siamo ancora altri... in Serie A, dobbiamo dire solo grazie a Ghirardi. Grazie ad Angiolino o a Baraldi che l'hanno salvato prima di Ghirardi il Parma, ma comunque chiudiamo qua. Angelo, se non arriva Ghirardi, i libri andavano in tribunale. Angelo, solo una cosa, non per sminuire né Gabriele Maio né la nostra televisione, le volte che magari ha espresso delle critiche, ma io credo che il presidente Ghirardi, cioè, non debba neanche guardare quello che si scrive su un sito internet o su una trasmissione d'accordo con te televisiva. Presidente deve andare sulla sua strada, credo che abbia l'appoggio della città, è entrato nell'Unione Industriali, credo che abbia l'appoggio, diciamo, dell'imprenditoria, della grande stampa di questa città. L'imprenditoria di Parma chi? Insomma, è entrato nell'Unione Industriali, quindi... Vabbè, è entrato devo essere d'accordo con Manfredini, lasciamo stare quel tasto qua. Io sono d'accordo con te, non credo che bisogna attaccare Maio, cioè l'aiuto e la riconoscenza di questa città verso Ghirardi deve venire dall'imprenditoria, ed è un aiuto anche non solo materiale ma anche affettuoso, una metaforica pacca sulla spalla. Siamo a zero, a me non interessa se è entrato nei lupi, fammi il nome di un industriale, ma fammine uno che abbia dato un minimo di conforto a Ghirardi. Queste sono situazioni pericolose. I tifosi, bene o male, il loro affetto glielo manifestano, perché penso che Ghirardi sia uno dei tifosi più amati dalla propria gente, dalla propria tifoseria e anche dai tifosi avversari. Ma dal punto di vista imprenditoriale, Ghirardi, i suoi soci, i suoi appoggi, i suoi aiuti, se li è sempre dovuti andare a prendere dipende fuori da Parma. E adesso siamo dipende, Enrico, fuori anche dall'Europa. La convenienza siamo che uno... Che uno Vabbè, può, ave- che ma uno non può avere ma in un non determinato puoi tipo misurare di operazione. Tutto in convenienza. Tu sei l'industriale X, non facciamo nomi. Ma con perché i tempi che corrono non è che i soldi Parma, li regali. Parma no? Pullula, brulica di industriali. Dai una mano a Ghirardi, dagli una mano. Tanti industriali si domandano ma a che pro? Al di là, insomma, dell'amore che si può avere per il Parma. Allora, bisogna anche considerare quell'aspetto. Non lamentiamoci se Ghirardi ha un momento di sconforto. No. Io semplicemente non mi sono lamentato. Ho invocato un maggiore chiarezza. Non lamentiamoci di sconforto da altri presidenti di Serie A, non li ho mai visti. Ma ce ne sono, in continuazione, Gabriele. Ma cosa stai dicendo? Ma ce ne sono in continuazione di momenti di sconforto. Uno acquista una società, la porta avanti lui con le sue forze. Ma perché? Uno non può dire non so come sarà quest'altro anno. Non può dire. Io questo grande scandalo, questo grande scalpore per le dichiarazioni di Ghirardi, io proprio non l'ho visto. A me sono sembrate dichiarazioni normalissime che uno può avere. Insomma, se Manfredini, che è il tifoso per eccellenza, dice a me sono sembrate come un terremoto, credo che valga la pena di discutere. Poi ha detto anche altro. Tullo Baroni, invece l'altra questione riguarda Pietro Leonardi. Nei giorni scorsi la grande stampa, illustri esperti di mercato parlavano già di un Leonardi al Milan, indicandolo come in pole position per il futuro ruolo di direttore generale. Poi c'è stato il colpo di teatro, no? Berlusconi che conferma Gagliani. La mia opinione è che Leonardi a fare il segretario, tra virgolette, diciamo così, di Gagliani
non ci andrà. Cioè, se Galliani rimane al Milan, rimane il plenipotenziario del Milan, credo che escluda una figura forte come Leonardi. Tu che ne pensi? Io penso e mi ricordo la dichiarazione che ha fatto il presidente per Leonardi, che ha detto alcuni giorni fa: non so se riuscirò a trattenerlo. Ora, Leonardi, secondo me, alla fine di quest'anno lascerà Parma, che vada al Milan, che vada alla Juventus, che vada a Napoli, che vada dove vuoi, o alla Roma, questo non te lo so dire, però quasi sicuramente Leonardi lascerà Parma. Però va detto che questa frase l'ha detta durante il famoso momento di sconforto, quindi può darsi anche che non sia che esattamente non sia così matematico. Daniele Longo, secondo te Galliani, quello di Galliani con Barbara Berlusconi, è un armistizio destinato, insomma, poi a scemare, ad essere rivoltato? C'è un accordo, se non sbaglio, di durata quadriennale. Si è parlato di 4 anni, sì. Di cui si sono divisi completamente i compiti. Comunque, da una parte il rilancio del marchio Milan, una parte commerciale che sarà di pertinenza di Barbara Berlusconi. Il dottor Galliani si occuperà della parte sportiva. È per quello che dico, secondo me Galliani è uno abituato a trattare lui per i colpi di mercato. Cosa va a fare Leonardi? Leonardi quindi qui a Parma ha dei poteri ben precisi. Io penso che lascerà il Ducato solo in condizioni simili o comunque migliori rispetto a quello che è adesso qui. Non credo che vada a fare una figura sicuramente inferiore rispetto a quello che ha qui a Parma, al Milan o altre società. Secondo me non ci sono tutte queste possibilità che lasci il Ducato a fine anno. Allora, vado anche dagli altri opinionisti, però c'è una telefonata prima. È così, Lorenzo? Sì, Michele, c'è una telefonata di Marina, lo spettatore. Pronto, buonasera. Buonasera. Il suo nome? Edmondo. Edmondo, buonasera, benvenuto, prego. Buonasera, sì. Io volevo parlare col signor Maglio. Eccolo qua. Allora, ci deve ascoltare dal telefono, abbassi la televisione. Sì, sì, l'ho spenta. L'ho spenta così. Male. La riaccenda dopo, eh? Prego. Sì, vedo l'immagine e basta. Io vorrei sapere dal signor Maio, quando era con il signor Tante, quando era con il Parma Vecchio, che difendeva tutti, difendeva qualsiasi cosa che dicevano. E adesso ce l'ha così tanto così tanto lo, non si permetta di dirlo, mi scusi, cioè, perché io quando faccio una critica porto 10.000 osservazioni. Poi quando lavoravo per il Parma Calcio, giustamente lavoravo per il Parma Calcio e portavo avanti le tesi del Parma Calcio, cioè se adesso faccio l'attaccante prima facevo il portiere, cioè, in termini calcistici, no? E come Valdés, signor Edmondo, gli abbiamo cambiato ruolo. Aspetta, facciamo parlare il signor Edmondo. Adesso sto sentendo cose che per me non esistono, perché lei sta dando contro Ghirardi. Contro Ghirardi ci starà dando lei, io non do contro Ghirardi. Mi scusi, io non accetto questi luoghi comuni. Salutiamo intanto il signor Edmondo. Non lo accetto né da Manfredini e non lo accetto da lei. Io non do contro Ghirardi, o altrimenti mi portate le prove di quello che dite. Io faccio il giornalista, sono giornalista professionista, abilitato dall'ordine e quant'altro. Se c'è qualcosa che non va bene, mi si faccia un procedimento disciplinare. Io rispetto la deontologia professionale, sfido chiunque a provare il contrario. Quando io porto delle critiche a Ghirardi, a Leonardi e a quant'altro, perché non sono certo i miei unici clienti, perché ci sono anche i boys, ci sono le trasmissioni, ci sono gli altri giornalisti, c'è chiunque. Io per qualsiasi tipo di argomentazione porto delle motivazioni e voglio essere contestato nel merito. Io la frase ce l'hai con Ghirardi o meno non la accetto, ok? Io non sono un tifoso, io sono allora, un professionista. Consentitemi di spendere due parole in questo caso a favore di Gabriele Maio. Spesso ci troviamo in disaccordo dal punto di vista dell'analisi delle partite e di tante altre cose. Però io le liste dei buoni e dei cattivi per i giornalisti francamente non ma le accetto. Ci sono dei giornalisti che hanno un loro stile, può piacere o non piacere, ognuno la pensa alla propria maniera, però dire quelli sono contro, quegli altri sono a favore, io francamente non lo accetto, per cui invito i telespettatori anche da casa a giudicare, insomma, con maggiore obiettività e magari non per sentito dire. Tullo Baroni.
qualsiasi opinione. Esatto. Il calcio anche è talmente... ovvio, l'effetto di questa situazione è perché sono state fatte delle liste, buoni e cattivi. Il sottoscritto è stato definito e offeso dal presidente del Parma, Ghirardi, quale nemico del Parma, cosa che io personalmente non mi sono mai permesso di dire di Ghirardi, che se ho criticato, l'ho criticato nel merito, non certo per altri motivi. No, ma... quindi non accetto assolutamente, Enrico, di essere messo in mezzo in questo. Voglio tornare però sul discorso, sì, di Leonardo Milan. Volevo stemperare un secondo solo, sì, la tensione. Se non ci fosse Maio nel panorama giornalistico parmigiano, sai che barba, che noia, che barba, che noia. No, meno male, meno male che ci sei tu. Lasciamolo. Caselli, che ne pensi? La conferma di Galliani esclude Leonardi al Milan? Io penso che... Dobbiamo ringraziare Galliani. A Parma Leonardi gode di un'autonomia decisionale che un'azienda normale, come in teoria poi dovrebbe essere un'azienda... a livelli come questo, anche che si occupa di calcio, ha un'autonomia decisionale che se andasse al Milan nelle condizioni di adesso non avrebbe. Quindi o lui pensa di poter fare un passo indietro, cosa che mi sembra molto difficile, a quel punto lì penso che le ultime evoluzioni societarie decise dal presidente del Milan, che ci ha abituato a cambiare nottetempo opinione e con grande velocità, abbiano magari anche messo in difficoltà chi intorno a quella cosa aveva creato anche un percorso. Se tu mi chiedi un'opinione, io penso che è difficile che Leonardi possa andare lì. È anche vero che quando il presidente del Parma dice cose come ha detto in quel momento, anche se può essere stato un momento di tristezza, segnala una cosa, che è un tema che da tempo in questa città si discute. Leonardi è un dirigente che fa discretamente, penso, bene, ma anzi forse di più, un'attività importante in una società di calcio e può avere l'ambizione di andare in una società, cioè, che ha un altro tipo di obiettivi. No, ma questo è chiaro. È chiaro che come un giocatore... che rimane 3 o 4 anni in provincia, fa bene in provincia, si mette in evidenza, riceve una chiamata, diciamo, da una grande... Mi sorprenderebbe se dovesse abbandonare Parma per andare a fare il direttore sportivo del Verona, con tutto rispetto del Verona o dell'Atalanta. Se andasse al Napoli gli direi fai bene, come direi qualsiasi... Allora, Baroni e poi Boni a concludere. Galliani quanto tempo è che è vicepresidente, che è amministratore delegato? 27 anni. Braida quanto tempo è che è direttore generale del Milan? No, ma Braida va via però a fine anno. Ho capito, perché Leonardi non può andare al posto di Braida. Però Tullo, no, Tullo, Braida è più un Brady, un'altra cosa. Braida è più un Brady, è più l'uomo... Leonardi, ragazzi, è un direttore sportivo. Diciamo che però Parma assolve una funzione diversa. Tu lo fai molto. Io lo vedo più direttore generale. Invece sportivo. Scusate un attimo. Qua è anche amministratore delegato. Però non si occupa solo del lato sportivo. Tullo, sono qua. Sì. Sono qua. Ma ti dicevo, sono due profili diversi. Leonardi, come Braida, è un uomo mercato, è l'uomo che tiene le fila degli osservatori, che segnala i giocatori da prendere. Leonardi ha più delle competenze manageriali, cioè Braida è più un Preiti, è più un uomo di campo. Leonardi... Scusa, perché all'Udinese Leonardi cosa faceva? Perché nella Juventus cosa faceva? Ragazzi, ma non tiriamoci fuori. Adesso fa di più. Ma adesso perché la mamma del suo presidente gli ha dato questa autorizzazione di fare anche l'amministratore delegato. Allora, Daniele Longo e Enrico e poi Daniele Longo. Io non sono telegrafico, ma di più, perché la situazione si riassume in due parole dell'esatto contrario di quello che ha detto Tullo Baroni. Cioè, io l'ho sempre detto in tempi non sospetti. Via Galliani, altissime probabilità per Leonardi. Galliani resta, 0 probabilità per Leonardi. Stop, è già finito qua il discorso. Facevi tu, Michele Calzapannello, con le ultime argomentazioni. Perché? Perché Barbara Berlusconi ha fatto due nomi per quel ruolo lì, che sono quello di Sogliano, direttore sportivo del Verona, perché ha dimostrato di avere una rete di osservatori, di scouting, non ultimo i Turbe, comunque anche gli altri sudamericani che ha portato al Verona. O un nome più grande, che sarebbe quello di Paratici. Ma della parte sportiva non dovrebbe occuparsene Galliani, quindi Barbara Berlusconi, cioè è lei che indica i nomi? In teoria... Beh, questa era la penultima puntata, tu sei all'ultima. No, prima... No, okay. La divisione che fanno tra i due, tra loro, no, perché, due dovrebbe essere perché prima, così. No, perché prima Barbara Berlusconi aveva identificato appunto Leonardi. Cioè, Leonardi, forse andato via Galliani, era l'uomo ideale per rendere in mano... Come adesso di Braida, che Braida comunque ho avuto modo anche di, tra virgolette, di sentirlo negli ultimi giorni, e dovrebbe lasciare il Milan a fine stagione, perché la lamentela di Barbara Berlusconi è proprio su questo immobilismo di Braida, di questo rinnovamento, questo ricambio generazionale,
colpirà soprattutto lui, perché su Galliani ci sono anche altre motivazioni extra calcistiche che sappiamo bene. Ma allora, Lorenzo Fava, siamo in pubblicità, riprendiamo poi subito dopo. Lorenzo. Ci sono un paio di messaggi di SMS che ci scrivono i nostri telespettatori, indirizzati soprattutto a Gabriele Maio. Ale dice, certo Maio, che se non c'era Ghirardi andavamo a Ramengo, quindi che dire, considerando che non è nemmeno la sua città, grazie Tommaso. E poi, e poi fatemi capire, non bisognerebbe mai criticare il presidente qualunque cosa faccia? Non esiste il mondo del calcio, ma siamo seri. Ha ragione Maio, Luca, che poi esprime anche la sua solidarietà nei confronti del direttore. Allora, andiamo in pubblicità tra pochissimo. Tante finestre aperte sulle città di Parma e Piacenza, ogni giorno 24 ore su 24. Attualità, politica, economia, cultura e spettacolo, sport e intrattenimento, solo su All News, solo sul digitale terrestre. All News, la finestra aperta sulla tua città. Angela, visto che non mi dai spazio nel dibattito in trasmissione, sono venuto qui da Cingi e Campari, dove mi considerano per quello che effettivamente sono, cioè l'opinionista numero uno di Parma. E sai cosa sono venuto a fare? Sono venuto a scegliere i regali di Natale. Adesso devo scegliere quello per il mio amico Mauri, perché se tu non lo sapessi, Angela, ma lo sai benissimo, a Mauri al Parma l'ho portato io e io con Mauri ho un rapporto preferenziale. Quindi scegliamo un bel regalo per Amauri. Ecco, questo è il regalo per Amauri. Come io illumino l'etere televisiva parmigiana, perché sono indiscutibilmente il numero uno degli opinionisti, Cingi e Campari illuminano la città. Guardate, per le prossime festività di Natale, guardate che marea di luci e quanti prodotti per fare un Natale veramente indimenticabile. Sarà un meraviglioso Natale per me, per i miei fans e naturalmente per Cingi e Campari. Cingi e Campari, perché io di numeri uno me ne intendo. DCP, distribuzione, cancelleria e informatica. DCP offre una grande selezione di prodotti e materiali per l'ufficio, dalla cancelleria e archiviazione agli accessori informatici. Più di 20.000 prodotti in pronta consegna. DCP offre anche assistenza e consulenza informatica, riuscendo a fornire un servizio a 360 gradi per l'organizzazione della tua attività. Vienici a trovare in via Orlando 31A o visita il nostro sito www.dcpsrl.it, dove potrai acquistare i nostri prodotti a prezzi ancora più vantaggiosi. DCP, i prodotti migliori, a prezzi imbattibili. La
la comodità e nel cuore di Parma. Il tuo ufficio, il tuo negozio, il tuo appartamento. A un passo da tutto. Pronti? Partenza? Palacart! A Parma, in via Mantova, c'è Palacart, pista go-kart elettrici, veloci e sicuri. Sulla pista del Palacart di Parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti. Curve spettacolari, staccate al limite e grandi accelerazioni. Adrenalina e divertimento per tutti, adulti e ragazzi. Aperto tutti i giorni, il venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro, vieni a trovarci o prenota la pista allo 0521 27 20 68. Divertimento si fa vincente. Jackpot Las Vegas. Nuove sale slot e videolotteri. A Ponte Taro di Parma e a Parma in via Emilio Lepido. Scommettiamo che ti diverti? Gioca senza esagerare, il gioco può creare dipendenza. Licia, non è possibile, tutte le volte ti scontri con me. Si può sapere dove stai correndo? Scusa Mirko, devo scappare a casa a vedere 80 nostalgia. Ciao! Kiss me. Eccoci qua di nuovo in diretta, Calcio e Calcio, puntata numero 15, voce ai tifosi, Lorenzo sì. Fava. Poi completiamo il discorso su Leonardi, Milan sì o no? Un messaggio a chiudere appunto sul discorso, lo scrive Luca: Leonardi può andare alla Fiorentina, alla Roma o all'Inter, non c'è solo il Milan. Poi Michele, siamo in dovere di aggiornare i nostri telespettatori sull'esito sì. della partita tra Lazio e Napoli. Al gol al 24esimo di Higuain ha risposto il laziale Perea, quindi 1-1. Lazio e Napoli sono sull'1-1 e sono all'intervallo. 1-1. Gabriele Maio, lo chiudiamo. Tu come la vedi? Come lo vedi il futuro di Leonardi alla luce di questa clamorosa conferma? Ma... vedremo poi se sarà tale di Galliani al Milan. Allora, secondo me poi dopo parliamo di Parma Varese. Secondo me la squadra ideale dove poteva andare Leonardi così a bocce ferme, a mio modo di vedere, poteva essere l'Inter, perché l'Inter secondo me ha bisogno in effetti di una figura come la sua, soprattutto con questo nuovo corso con l'indonesiano. Poi, che non ci vada, no? Cosa è successo? Poi è successo che è venuto fuori l'affair Milan, diciamo così, questo problema con Galliani e quant'altro, e quindi Barbara Berlusconi aveva individuato tra alcuni autorevoli dirigenti italiani anche Pietro Leonardi. Pietro Leonardi effettivamente per prendere il posto di Galliani, ma non tanto di Braida, quanto proprio di Galliani, dell'attuale Galliani, no? del Galliani che si occupa della parte sportiva, poteva essere effettivamente l'ideale. Poteva portarsi dietro Preti, che avrebbe potuto essere il suo Braida. Non credo che si sarebbe portato dietro qualcun altro, come è stato scritto, perché a mio modo di vedere quello non stava né in cielo né in terra. E avrebbe potuto riportargli la sua squadra e lavorare in un certo tipo di modo. Ma confermando Galliani, sempre ammesso che questo scenario duri 4 anni o 4 mesi, da qua a fine stagione, il posto per Leonardi al Milan, a mio modo di vedere, non c'è. Non c'è proprio perché, hai ragione tu Michele, non può andare lì un dirigente come Leonardi per fare il direttore sportivo ombra alle spalle di un Galliani. Il ricambio in questo caso doveva essere totale e poteva essere plenipotenziario uno, plenipotenziario per certi versi l'altro. E questo era il discorso. Ora, io non so se partirà lo stesso un giro di direttori sportivi o meno, non lo so. A mio modo di vedere, arrivati a questo punto, le possibilità che Leonardi rimanga a Parma sono decisamente superiori rispetto alla scorsa settimana. Vi terremo aggiornati. Enrico, passiamo invece al campo, perché domani sera, lo abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, c'è una gara
molto importante, anche se insomma magari non se ne sta parlando molto, non è ancora molto sentita, l'avversario non ha grande appeal, però la Coppa Italia è una competizione che deve essere onorata, anche perché più avanti si va e più poi possibilità ci sono di raggiungere insomma canali di accesso importanti alle coppe europee, magari anche attraverso una semifinale. Noi abbiamo una tradizione sfavorevole. Sì. Quando abbiamo le partite secche dall'esito scontato, le toppiamo quasi sempre. Io vado a memoria, ricordo il Verona, ricordo il Novara, che era l'inizio della sua scalata, ricordo il Portogruaro, dove sudammo 25.000 camicie. Quindi non sarà di sicuro una partita facile. Però è un bene che il Parma continui l'avventura in Coppa Italia. Questo lo ammettono gli stessi giocatori e a denti stretti anche la stessa società. Fosse che fosse la volta buona, che per una volta, io non lo ricordo da quando lo seguo io, andiamo un po' avanti. Quindi con il Varese c'è un solo risultato. Però mi aspetterei anche di vedere qualche novità, qualche giocatore non utilizzato, qualche risposta Enrico, positiva. Una grafica, per una volta per farti arrabbiare, ho pronto una grafica. Adesso la facciamo vedere. Hai fatto la formazione? Diciamo che è una ipotesi. Mi aiuta Daniele Longo. Sì, allora, perché Baiza in porta, potrebbe essere concesso spazio al secondo portiere. Rosi, Benaluan, Felipe Mendes in difesa, Acqua, Valdés, Parola a centrocampo, Palladino, Amauri, Sansone davanti. È un 4-3-3. No, basta, Angela, basta. Cioè, basta. Allora, brevissimo escurso. Ti spiego, non mi dire che sono fuori tema, ma mi collego a questo. Vorrei ricordare che Leonardi ha ancora un contratto per altri 3-4 anni. In questo senso, sì, ma nessuno lo vuole sono partito da Leonardi. Nessuno lo vuole mandare sono via. Non l'abbiamo tirate fuori sono noi Sono partito voci. Da Leonardi per arrivare a Munari. Povero figlio, 5 anni, un lustro. Io per la gioia di tanti miei detrattori, fra 5 anni non ci sarò più, per il dolore invece della maggioranza. Ma Munari c'ha un contratto con il Parma, anche un buon contratto per 5 anni. Vabbè, ma se non gioca, deve giocare. Ma se non gioca col Varese, questo ragazzo mi va dallo psicoterapeuta, non lo recupero più. Lo capisce anche Daniele Bruno Maroni che deve giocare. Secondo te ci sarà un turnover massiccio o no? Io... esagerando, ho proposto un turnover massiccio. Ci deve essere un turnover massiccio. Credo che Amauri domani sera giocherà, ad esempio. Credo che in difesa forse Lucarelli dovrà un attimo respirare. Paletta, 2 partite nel giro di pochi giorni, non le può ancora giocare. Immagino che giocherà Rosi, che causa squalifica ultimamente. Sì, poi sono 2 settimane che fermo. Giocherà Mesba, ma giocherà lo stesso Munari. Giocherà qua. Daniele Longo, ne abbiamo di giocatori? Allora, io credo che Mesba sia sempre più lontano dal Parma, quindi non so fino a che punto possa giocare domani sera. A centrocampo potrebbe essere anche dato un'occasione a Munari, perché pure è vero che non mi ricordo, l'ultima partita, se non sbaglio, l'ha giocata a Udine. A Udine, no, la prima è unica. L'unica partita l'ha giocata a Udine. I primi e unici 45 minuti, sì, preciso, Daniele Longo. Ha giocato il primo tempo a Udine. Considerando che pure il Varese, seguendo le dichiarazioni che ho sentito oggi dell'allenatore Carmine Gautieri, verrà a Parma con la squadra, come ha detto lui, riserve. Quindi ci sarà turnover anche nel Varese. Penso che un'occasione a giocatori tipo Munari o quelli meno utilizzati andrebbe data. Però dovrebbe giocare. Hai detto una cosa sottile, eh? Io sono attento quando parlano gli altri. Hai detto, penso che Mesba, la sua avventura col Parma, cosa c'è sotto? Cosa ha fatto? Mesba? Secondo me a gennaio non Ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? C'è qualcosa? Cosa ha fatto non lo so, però comunque so che non Guarda è che Daniele Longo è tutto il giorno a contatto con i procuratori. Ma non Baroni, lo svela, non lo svela. Baroni, tu sei, ti chiedo una tua opinione, non quello che pensa o meno Donadoni, sei a favore di un turnover piuttosto massiccio oppure faresti giocare Cassano escluso ovviamente per... problemi che ha avuto fisici o... sì, c'è anche la frattura del setto nasale, esatto. Cassano è stato manco convocato, c'è, no, io sono dell'idea del turnover massiccio, perché se non trovi in questa occasione, se non provi soprattutto quelli che non hanno giocato finora o che hanno giocato meno, non so quando li potrà trovare. Caselli, si gioca nel caso si passasse il turno, poi il 9 gennaio a Roma contro la Lazio, per te l'occasione per fare del turnover oppure non concederesti nulla? No, secondo me quest'anno può essere davvero l'occasione per sfruttare a pieno la Coppa Italia, nel senso che io farei giocare dei giocatori che hanno giocato di meno semplicemente perché la vera differenza dello scorso anno è che quest'anno la rosa del Parma sulla carta è molto più completa, certo. Cioè ad oggi con la squadra che ci facevi vedere è una squadra
molto più competitiva di quello che avremmo dovuto fare lo scorso anno o due anni fa facendo giocare le riserve, anche perché dire che insomma Rosi e Benaloa, per usarne due, sono diventati pienamente delle riserve. Valdés stesso Valdés era titolarissimo fino a poco tempo quindi fa, quindi secondo me non vuol dire snobbare l'impegno, vuol dire cercare di valorizzare e dare un'opportunità della gente che ha giocato meno. Questo fermo restando che secondo me forse l'unica vera possibilità che abbiamo per rendere questa stagione diversa dalle altre, al netto di quello che discutevamo prima, è provare a dare una funzione alla Coppa Italia, perché basterebbe forse arrivare in semifinale per poter immaginare magari di rientrare da una porta di a servizio a seconda poi delle qualificazioni di chi alla va in Champions, certo, League. Però secondo me questa sarebbe un'opportunità da sfruttare. Manfredini? Sono pienamente d'accordo con Matteo Caselli. Quest'anno anche secondo me può essere l'anno buono per entrare in Europa tramite la Coppa Italia, perché diversamente non vedo strade percorribili per raggiungere l'Europa, per cui va bene il turnover, ma non farei un turnover massiccio, perché ripeto, può essere l'unica strada per cercare di entrare in Europa. Ricordiamo poi, se si dovesse passare, si va a Roma contro Lazio il 9 di gennaio, magari la Lazio ha tanti impegni, anche tante distrazioni. E lì finisce l'avventura del signor Bonaventura. Cioè, la Coppa Italia è un torneo difficile per come è sistemata. Però io non credo che ci saranno problemi al Tardini con il Varese, sarebbe cosa. Però andiamo a Roma con la Lazio e lì ci vuole ci vuole. Però aventura. Se vuoi andare io devi vincere. Io sarei per fare degli esperimenti, ma andare avanti in Coppa Italia sarà veramente molto difficile. Ti domando, faccio io la domanda, sì. Cerri è ancora in tournée con la Nazionale o è tornata a Parma? Dovrebbe essere tornata. È tornata a Parma. Se è tornata a Parma... Io non vorrei che facesse la fine di quel frutto, però, che a forza ad aspettare che quel... Domani sera è la partita di Amauri, è la partita... Beh, a forza ad aspettare se, che... Se ad Amauri gli metti davanti anche Cerri, Amauri il giorno dopo si presenta in società e dice vado via. Non ho detto che via. Lo metto davanti ad Amauri. Sono due prime punte. A forza ad aspettare che quel bel frutto maturi, poi alla fine ci casca giù. Sì, però considero una cosa, che il Parma da questo punto di vista ha uno staff di primissimo livello, evidentemente... Se non lo giudicano pronto ci sarà un motivo ancora, no? Perché non penso che se tu hai un fenomeno comunque in formazione primavera lo tieni lì. Gella, evidentemente ci saranno dei livelli di maturazione. Ma c'era chi a 17 anni aveva scartato Boninsegna, aveva scartato Anastasi. 86, che comunque l'ho visto giocare, cioè, anche ultimamente... Allora, c'ha 18 anni, se fosse in Inghilterra Lorenzo sarebbe Fava, due anni che titolare. Prima di cedere la parola a Maio per la conclusione. Allora, abbiamo leggo un messaggio per Enrico, ma anche Cinzia Campare ti pagano buoni. E poi abbiamo anche una telefonata. Una telefonata. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, suo nome? Matteo. Matteo, buonasera, benvenuto, prego. Buonasera, volevo sapere se secondo me abbiamo buone possibilità di andare avanti in Coppa Italia anche con Amauri. E se Ghirardi aveva idea a gennaio di fare qualche acquisto. Grazie Matteo. Allora, per quanto riguarda il calciomercato, dico che già dalle prossime puntate, anche ad iniziare da dopodomani, mercoledì saremo in onda alle 21, inizieremo poi, come già peraltro abbiamo fatto con alcune anticipazioni, inizieremo a concentrarci in maniera molto intensa sul mercato. Io credo che ci saranno magari un paio di cessioni importanti, però ci saranno anche un paio di investimenti. Ti do rumors. Credo che per quanto riguarda Amauri domani sera giocherà anche per cercare di farlo tornare al gol e quindi di rinfrancarsi. Gabriele, turnover sì o no? Dalla conferenza stampa di Donadoni oggi non è emerso nulla di particolare sotto questo profilo. È emerso che potrebbe somigliare la partita di domani sera a quelli che sono stati i turni infrasettimanali finora vissuti. E nei turni finora vissuti dal punto di vista del campionato abbiamo avuto soddisfazioni in un caso, un po' meno in quell'altro. Il turnover riguardava circa 5-6 persone, quindi insomma, un turnover moderato, più o meno come quello che auspicava Manfredini, a mio modo di vedere, perché insomma 5-6 non sono come cambiarne 10 o 11. Però lo stesso Donadoni non aveva detto neppure se aveva già deciso se cambiare il portiere o meno, ad esempio, perché anche questa può essere una scelta importante, perché da un lato uno dice Baizza, quando ha giocato, tra l'altro sostituendo Miranda, aveva anche fatto bene a Verona, però questa è anche una partita in turno secco.
Mirante, scusami Gabriele, non ha detto Donadoni se gioca a Baiza, no, o Mirante. Allora, no, ha detto che deve ancora decidere. Io sono l'ultimo intenditore del calcio, l'ultimo, davanti a me ci siete tutti voi. Ma quello, da che mondo è mondo? Se c'è un ruolo in Coppa Italia dove l'allenatore dice gioca il secondo portiere o gioca il primo, lo fanno 999 allenatori su 100. Basta, traete voi le conclusioni. Insomma, noi abbiamo un allenatore che non ha detto chi è che giochi in porta. Ma tu stai scherzando, io non ti credo. Io non ti credo. Ma Enrico, allora evidentemente ne deduciamo che giocherà il titolare. Ma stai scherzando. Ma quando, scusa Enrico, tu di conferenze... Enrico, tu di conferenze evidentemente ne frequenti poche. No. Perché non mi risulta che però Donadoni abbia mai svelato la formazione il giorno prima delle partite. Ma quindi, il portiere si dice ma non l'ha mai fatto. Ma non l'ha mai fatto. Si dice in Coppa Italia. Mai fatto, ma non l'ha mai fatto. Quando ha giocato in Coppa Italia? Non so se tu ti riferisca alle conferenze del Brescello dell'82. No, io mi riferisco all'anno scorso, dove si sapeva benissimo che giocava Pavarini, che l'ha sempre detto. Però dai, Angela, ma tu devi smetterla con questa tua teoria difensiva. Salvo poi, pum, a esplosione avvenuta con il fungo atomico, poi dopo tu svicoli e cambi completamente. Ma questa è la prova provata di un allenatore che è in confusione e che non dà certezza alla squadra. Non dà certezza secondo alla squadra. Secondo te, tanto per capire Enrico, perché secondo te il giorno prima dovrebbe dare la formazione non come ho si detto fa nel questo, rugby. Non ho detto questo, ho detto che l'allenatore di terza categoria, quando gioca la Coppa Italia, terza categoria in cui milita la squadra, dice in porta gioca il tale, per gli altri 10 devo decidere. Questo lo sanno tutti. E francamente detto, non mi risulta. Donadoni guarda, non ha non detto risulta. Chi giochi in porta. Vabbè, allora non mi risulta. Allora speriamo che passi il Varese, buonanotte. Ma non mi risulta. Ti dà sapere se gioca a Bagisa non o mi dà Mirante nessuna il giorno sicurezza. Della partita. Mi dà la certezza di un allenatore in confusione, perché voi non lo volete capire, che è dall'inizio di stagione, da prima della prima di campionato, che Donadoni di quest'anno non è più Donadoni dell'anno scorso. Mai io ti ho interrotto. Niente, no. E quindi per quanto riguarda il portiere, la domanda gliel'ho appunto posta io, mi ha detto che doveva ancora decidere perché doveva parlare con direttamente i protagonisti. L'anno scorso c'era Pavarini, che insomma che come portiere chiaramente era una sicurezza, forse poteva esserci magari qualche fiducia in più rispetto a un giovane che comunque, come ripeto, ha fatto bene. Poi domani può darsi che giochi Baiza, non è detto, non... Però lui al momento non ha voluto esprimere... Era un'ipotesi. Dato che tu sei... Tu lo Baroni poi pubblicità. Dato che tu sei un po' anziano come me sulla faccenda degli allenamenti, delle conferenze stampe, eccetera. Quante volte l'allenatore ti dice la formazione? Sì, te lo dico... Aspetta un attimo. Te lo dice qualche volta, però sbagliata. Ma al di là di questo, i giocatori, caro il mio amico... I giocatori lo sanno già dal giovedì chi gioca la domenica. Lo sanno già. E l'allenatore, giustamente, non lo viene a dire a te. Cavoli, ragazzi, ma allora, in che mondo andiamo in pubblicità viviamo? Perché mi fanno dei segnali, ci riprendiamo tra pochissimo. Tante finestre aperte sulle città di Parma e Piacenza, ogni giorno 24 ore su 24. Attualità, politica, economia, cultura e spettacolo, sport e intrattenimento, solo su All News, solo sul digitale terrestre. All News, la finestra aperta sulla tua città. Da noi trovi ogni specialità. Sì, da noi la spesa è di qualità. Qui tu puoi trovare le offerte migliori, lo sai. E se poi a cena gli amici, sai che con noi saranno più felici. Qui
da noi c'è anche la bufala. Sì, da noi il prosciutto è una favola. Siamo noi e ti puoi fidare. Na 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 na. Mamma, mamma, cosa stai facendo? C'è una perdita, non ho trovato un idraulico e tuo padre ovviamente dorme. Ma mamma, sei sociaci. Con la tessera Gold puoi avere un idraulico a casa tutte le volte che hai bisogno. Ma va? Se sei titolare di tessera Gold, puoi richiedere, in caso di necessità, l'intervento gratuito di un idraulico, di un fabbro, di un elettricista o di un pediatra direttamente a casa tua. Ma senti un po', ma quando chiamo là ci vieni sempre te? La vista è un bene prezioso e per questo l'Ottica Maria Luigia mette a disposizione tutta la sua professionalità per salvaguardarla. Occhi da proteggere, occhi da schermare, occhi da aiutare. Scopri le tante proposte dell'Ottica Maria Luigia. Potrai scegliere tra lenti certificate, una vasta gamma di lenti a contatto e mille modelli di montature per trasformare i tuoi occhiali in uno splendido accessorio moda. All'Ottica Maria Luigia troverai anche uno studio competente che si prenderà cura della tua vista in modo accurato. Potrai avvalerti inoltre di un laboratorio attrezzato per il montaggio e specializzato in lenti progressive. Perché quando si tratta dei tuoi occhi, non puoi scegliere a caso, ma devi affidarti solo a chi sa garantirti un'assistenza altamente professionale. Da Ottica Maria Luigia trovi tutto questo e molto di più. Ottica Maria Luigia, un aiuto prezioso per un bene prezioso. Ti aspettiamo a Colorno, via San Rocco 2 e a Parma, presso il complesso commerciale Campus. Pronti? Partenza! Palakart! A Parma, in via Mantova, c'è Palakart, pista go-kart elettrici, veloci e sicuri. Sulla pista del Palakart di Parma puoi vivere le emozioni che solo il mondo dei motori può regalarti. Curve spettacolari, staccate al limite e grandi accelerazioni. Adrenalina e divertimento per tutti, adulti e ragazzi. Aperto tutti i giorni, il venerdì e sabato fino alle 2 di notte. Se vuoi sfidare i tuoi amici in una corsa elettrizzante all'ultimo respiro, vieni a trovarci o prenota la pista allo 0521 27 20 68. Dall'amore per la nostra terra e dalle uve migliori nascono i vini delle cantine bergamaschi che dal 1909 affondano le radici nel cuore della Bassa Parmense. Fortana del Taro, premiata nel 2005 fra i migliori 100 vini italiani, Lambrusco e Bianchifini, sono il fiore all'occhiello della nostra azienda. Vini che vennero selezionati dal grande scrittore Giovannino Guareschi e che in occasione del centenario dalla sua nascita presentiamo quest'anno in edizione speciale con le etichette che lui stesso disegnò nel 1957. I nostri vini sono disponibili anche in Damigiana, presso la cantina o a casa vostra, con consegna rapidissima. Cantine Bergamaschi, un sorso di frizzante qualità sulla tua tavola. GVF Elettronica, da più di 30 anni specialisti in comodità e sicurezza. GVF Elettronica progetta e realizza tutto ciò che occorre alla tua casa per farti sentire libero e sicuro, in modo sorprendentemente semplice. Per il comfort, cancelli automatici di qualsiasi tipologia, serrande avvolgibili, porte automatiche, garage basculanti e realizzazioni varie pensate ed installate ad hoc in base alle tue esigenze. Per la sicurezza, antifurti, allarmi e sistemi di videosorveglianza, soluzioni personalizzate e tecnologie all'avanguardia. GVF offre un servizio chiavi in mano, curando tutte le fasi di lavoro e offrendo assistenza tecnica diretta con personale altamente specializzato. Dal 1960 Giancarlo Ferrari propone i migliori arredamenti per il bagno e la cucina, esclusivista dei marchi Alno e dei camini Focus e Rueg. Lo staff della ditta garantisce un servizio di qualità sia nell'ideazione che nella fase realizzativa di ogni progetto ed effettua ristrutturazioni complete con servizi di idrauliche e murature propri per fornire il migliore allestimento coordinato. La ditta Giancarlo Ferrari vi aspetta a Corcagnano, via Langhirano 349A, nei suoi nuovi spazi espositivi per aiutarvi nella scelta del vostro arredamento. Eccoci qua di nuovo in diretta, ultimissimi minuti di Calcio e Calcio. Gabriele Maio, devi completare il discorso sulla formazione, però prima un SMS. Luca dice: domani si deve giocare con la squadra titolare, altro che riserve, se si vuole andare in Europa League. Gabriele.
Ma mi piacerebbe sottoscrivere quello che dice questo telespettatore, un po' romantico però, anche perché in questo calcio moderno dove ci sono delle rose di una trentina di calciatori, effettivamente se non li sfrutti durante la Coppa Italia, quando mai li vai a sfruttare? Però rimane importante come trofeo, il Parma in effetti deve andare avanti, quindi bisognerà fare una di quelle classiche scelte di compromesso e cercare di tenere la spina dorsale di questo Parma e di inserire qualche alternativa, appunto 5-6 giocatori, così come è stato fatto in questa stagione da Donadoni nei 2-3 turni infrasettimanali che abbiamo finora disputato. E non penso che sia più azzardato, cioè sarebbe forse un voler rischiare un po' troppo. Io credo che l'allenatore sappia quanto la piazza tiene a questo trofeo e tutto sommato direi anche la società, perché insomma, potrebbe essere prestigioso nella stagione del centenario, certo, perlomeno concorrere il più possibile per questo tipo di trofeo, e non dimentichiamoci che tutto era partito dalla Coppa Italia, anche se Donadoni oggi, quando gli ho fatto presente questo ragionamento, lui ha detto che un calciatore non deve pensare al passato ma trovare obiettivi sempre nel presente, perché costruendo bene il presente si fa anche il futuro. Io credo però che un ricordo anche del passato, cioè non esiste passato, non esiste futuro senza passato. Angelo Manfredini, c'è domani sera, c'è la partita contro il Varese, domenica c'è un big match di campionato per il quale il centro di coordinamento si sta preparando. Vuoi dare qualche indicazione magari per qualcuno che fosse così ingolosito? Vorrei invito la gente domani sera, i tifosi domani sera al Tardini, perché ripeto è una partita importante, perché comunque passi un turno e andiamo agli ottavi di Coppa Italia, poi dopo si vedrà come l'appetito sarà. viene mangiando. E ripeto, secondo me l'unica strada per la UEFA, per la Champions League, per l'Europa League è la Coppa Italia, per cui anche domani sera hanno bisogno di noi tifosi in questo incontro con il Varese. Per domenica sera a San Siro con l'Inter stiamo già facendo le prenotazioni per la trasferta. Da oggi fino a venerdì dalle 16 alle 19 presso la nostra sede in via Minghetti 3, la sede del centro coordinamento Parma Club, e facciamo le prenotazioni per Milano in occasione di Inter Parma. Grazie ad Angelo Manfredini. Grazie a voi. Non ho capito perché si giochi il 3 dicembre alle 20:45, quando c'era il campionato fermo, si poteva giocare prima. Tu, Angelo, non tu mai dici sentito la Coppa Italia. La Coppa Italia. Alle 21. Alle 21, quindi questa è proprio una delle solite scelte cervellotiche. Prima hai fatto orecchie da mercante, non hai voluto da sentire. Quando ti ho detto che avevo lo scoop di mercato, lo scoop è questo: le strade del Parma e di Amauri sono destinate a separarsi a gennaio. Poi ne parleremo mercoledì. Siete che hai sentito, lo hai sentito direttamente. Ti preoccupare. Siete andati a cena fuori insieme. Non ti preoccupare. Buonasera Tullo Baroni, buonasera. Ci vediamo lunedì prossimo. Buonasera a Daniele Longo, calcionews24.com, parmalive.com, lo potete trovare quotidianamente su questi portali, oltre che spesso sulla nostra Teleducato, così come ritroveremo spesso anche Matteo Caselli. Buonasera Matteo, grazie. Buonasera. A Gabriele Maio, direttore di stadiotardini.it, sì, con il quale invece l'appuntamento è per dopodomani, mercoledì. Parleremo, oltre che di mercato, naturalmente anche tanto di Coppa Italia e poi tanto della partita di domenica a Milano contro l'Inter. Buonasera Lorenzo Fava, l'aggiornamento dall'Olimpico. Siamo al 62esimo minuto e 10 minuti fa, al 50esimo, Goran Pandev ha portato il Napoli in vantaggio, quindi Napoli 2, Lazio 1 all'Olimpico di Roma. Un risultato buono per il Parma, nel senso che così la Lazio rimane lì. Rimane lì e pochi punti, poi peraltro se il Parma passasse il turno col Varese appunto affronterebbe una Lazio che non in un momento fantastico della stagione. Grazie a tutti, buonanotte, arrivederci, a dopodomani con Calcio e Calcio Più. Vuoto Antonio, Italia! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. In collaborazione con
Sale gioco Jackpot Las Vegas. Scommettiamo che ti diverti. Banca Monte Parma. Palacart di Parma. Non pensare di essere il più veloce. Vieni a dimostrarlo. A Parma, in via Mantova 86A.